Allora, mi prendo Zaid, si era detto Garrus. Accetta. Shepard, sì, li avevo già sistemati prima. È brutto, Zaid. Allora, libera la raffineria. Sto intercettando le comunicazioni dei Sole Blu. Restate allerta e occhio alle imboscate. Ma non te l'avevo cambiato il fucile a te. Comunque sia, vi avevo detto in un precedente video che la missione di Zaid a me non piace, perché ci sono due modi per concluderla. Il modo buono: salviamo gli innocenti, ma non sblocchiamo la lealtà di Zaid. Oppure ce ne freghiamo degli innocenti e facciamo contento lui, allora lui sarà leale verso di noi. E prima di continuare. Speculazione, siamo in un pianeta piuttosto lontano da Tuchanka e su questo pianeta, se non ricordo male, ci sono i Pyjak. Bravo, una navetta è atterrata vicino alla vostra posizione. Andate a controllare. Ci siamo. Restatemi vicini. Cadaveri. Colpito alle spalle e lasciato a marcire. È sicuramente lo stile di Vidoa. Cerchiamo di avanzare. Tutti storti. Vido Santiago. Ovvero. Eccolo lì. Quello è un Pyjak. C'è quelle bestiacce che si trovano su Tuchanka. Fuori uno. Uno, vabbè. Si riproducono come conigli. I Pyjak, elevati dai Salarian per conquistare il pianeta dai Krogan. Sì, me la sono appena inventata, tranquilli. Fatto il saltino, ha fatto. Ok, ci siamo. Here we go. Allora, Garrus, intanto evita di stare nel mezzo e vieni qui. Bravo. Adesso l'arma la cambio anch'io. E mi metto. Dunque, c'hanno gli scudi, quindi metto il rompiscudi. Bestia, in testa così. No, mancato, però ho una sorpresa per te. Stava faceva il balletto, il tip tap, faceva, vinto. Dov'è? Sole giallo, vieni qua. Non arrivo al bersaglio. Non riesco a puntarli. No! Supposta car. No, no, bestia. No, e che cavolo però, eh. Dai, ma. Gli ho sparato all'orecchio destro. Io non so come mai in questo gioco non riesco a. Non riesco a giocare col cecchino. Io gli sparo, o lo manco. Oppure questi sono dei fili di Matrix. E quindi riescono a schivare le pallottole. Stavolta l'ho preso, strano. Ok. No! Visto. Non gli fa niente, visto? Cosa ho detto 2 secondi fa?
Allora, mi prendo questa. Nemici davanti a noi. Sono sotto tiro. No, non ci pensare nemmeno. Stordiscilo, vai. Stordiscilo anche quello. Esatto. Preso. Morto. Ok. Ce n'è uno là dietro. Visto. Metti fuori la testina. Garrus è già a terra. Togli gli scudi. Bestia. Oh. Ok. Recuperiamo un po' di ammunitions. Oh. E la prima parte è andata. Attiviamo il ponte. Qui è il comandante Santiago. Se qualcuno di voi si ritirerà prima che gli intrusi siano morti, vi ucciderò con le mie mani. Ora tornate immediatamente là fuori. Vito, pare che non sia cambiato. Conosci questo tizio? Ho come l'impressione che tu abbia un conto in sospeso con Vito. Sapevo che era un sadico bastardo quando abbiamo cominciato nei Sole Blu. Dopo il suo piccolo colpo di stato di 20 anni fa, i Sole Blu sono peggiorati. Quindi sì, abbiamo un conto in sospeso. Zaid ha fondato i Sole Blu? Perché nessuno mi ha detto che hai fondato i Sole Blu? Perché non sono in molti a saperlo. Vito ha cancellato tutti i registri. Lui gestiva i registri, io guidavo gli uomini. Per un po' ha funzionato bene. Poi Vito ha deciso di assoldare i Batarian. Ma l'opera più economica, diceva lui. Dannati terroristi, dico io. 20 anni. 20 anni è un lungo periodo per portare rancore. Rancore? Vito mi ha rivoltato contro i miei uomini. Ha pagato 6 di loro per tenermi fermo mentre lui mi puntava una pistola alla testa e premeva il grilletto. Per 20 anni. Ogni volta che chiudevo gli occhi vedevo la sua faccia. Ogni volta che puntavo un bersaglio. Ogni volta che udivo uno sparo. Non chiamarlo un dannato rancore. Sei sopravvissuto a un colpo in testa. Già. E tu sei sopravvissuto alla distruzione della tua nave. Un uomo abbastanza testardo può sopravvivere a qualsiasi cosa. L'ira è un ottimo anestetico. È vero. Faremmo meglio ad andare. Sono all'accesso meridionale. Tutte le squadre convergono all'ingresso subito. Sanno che siamo qui. Ma dai. Fatti sotto, brutto figlio di puttana. Ecco. Allora, qua se non ricordo male ci sono dei mech. O mi confondo con un altro pianeta? No, mi sa che mi confondo. Ok. Prendo posizione. Vado subito. Sì, mi stavo confondendo col pianeta di Jacob. Cioè, con quello della Loyal di Jacob. Che ancora non siamo entrati in argomento, ma poi più avanti succederà. Zaid Massad. Zaid, ok. Finalmente mi hai trovato. Vito. Non essere stupido, Zaid. Un'intera compagnia di bastardi sanguinari alle mie spalle, pronti a uccidere o morire al mio ordine. E da copione io devo parlare così, perché così che altrimenti tu non capisci che io sono un personaggio come il cane rabbioso che sei. Che incute timore.
cos'era quello? Sei diventato miope, mio vecchio amico. Brucia, figlio di puttana. Hai appena firmato la tua condanna a morte. Che stai facendo? Vedi, va totalmente per i cavoli suoi, Zaid. Zaid. Vedi di spiegarti, la prossima volta avvertimi. La prossima volta che deciderai di far saltare qualcosa, voglio saperlo prima. Vido era sicuro di sé, aveva molti uomini. Ora ha perso il vantaggio di giocare in casa. Se continueremo a fargli pressione, non uscirà vivo da qui. Siamo qui per salvare persone. Ne parleremo più tardi, farai ciò che ti dico. Non fare niente senza che io lo sappia prima. Questa è la mia missione, non dimenticarlo. Sono venuto qui per uccidere Vido Santiago. Vuoi il mio aiuto per la tua missione? Farai meglio ad assicurarti che quell'uomo muoia oggi. Concentrati sulla missione, Zaid, o avremo un problema. Temo che lo abbiamo già. Io voglio Vido morto, Shepard, a qualsiasi costo. Abbiamo abbastanza chiarito le posizioni di entrambi e quindi penso che già abbiate intuito cosa succederà in questa missione. Una in meno. Vai. Oddio, che liscia l'antenna. Pensavo la distruggesse. Ok. Apri il palladio raffinato. Aiuto! Siamo intrappolati! Non riusciamo a raggiungere le valvole del gas per chiuderle! L'intera raffineria salta in aria! Non c'è tempo. Probabilmente Vido è già a metà strada verso la navetta. Se aiutiamo gli operai, Vido, dobbiamo comunque affrontarlo, sia in un caso che nell'altro. Però diciamo gli diamo un notevole vantaggio. E se però li ignoriamo e per uccidere un uomo facciamo esplodere tutta la raffineria e la gente muore, praticamente facciamo la stessa cosa che ha fatto Saren, ovvero che per cacciare un singolo obiettivo ha fatto esplodere una raffineria uccidendo un sacco di impiegati innocenti. E io di fare come Saren non ne ho per niente voglia. Quindi Zaid, vattene a fan. Beep. Capisco che tu voglia Vido morto, ma vale davvero il sacrificio di tutte queste persone? Non voglio sacrificarle, ma se ci fermiamo ad aiutare queste persone, Vido ci sfuggirà. Se succederà, incolperà te. Ecco, vedi, Zaid ha ragione, quindi la gente muore, niente realtà, li salviamo. A me non me ne frega, quindi. Siamo qui per liberare queste persone. Io vado. Lo sapevo che era un errore. Se proprio dobbiamo farlo, diamoci una mossa. Brutto però che Garrus o comunque l'altro compagno non dica niente, non prenda parte alla discussione, non commenti in nessuna maniera. Cioè, almeno in questo caso un commentino di Garrus mi avrebbe fatto piacere sentirlo. Via carburante. Ok. Via carburante. Sto chiudendo tutti i condotto del generatore. Recupera. Oh, 6.000 crediti, buono.
Dicevo, il sistema antincendio è il piano di sopra. Ok. Sto chiudendo tutte possibili. No, tranquillo. Insomma, sto chiedendo tutti gli affari da dove ci passa il carburante. Le sto deviando da altre parti. Però qui i tubi continuano a esplodere. C'è di qua. Palladio raffinato. Guarda, c'era del palladio raffinato nascosto nell'angolino, l'hai visto? Uno qua qui non ci vede, non lo vede, no? 400 palla, dai, potevi darne anche un pochino di più. Tanto che l'hai nascosto così. Sudicio. Terminali di ricerca, accedi. Munizioni per armi pesanti. Probabilmente non l'avrei mai recuperato se sceglievo l'altra strada. Oh, antincendio. Sembrano scintille. Ok, proseguiamo. Vai, ci sono salvati. Ok, si scende da qua. Palladio raffinato. Firestorm. È il... Ah, sì, lanciafiamme. Anche questa è un'arma del cavolo. No, potrebbe, detto bene, ma non lo è. Ha un raggio cortissimo. Cioè, gli devi proprio andare nel muso, vedi, per fargli un po' di male. E nel frattempo vieni colpito. Se hanno gli scudi. Questa è una di quelle armi che io non uso mai. Mai, proprio mai. Ah, infatti. Celle per armi pesanti, ok. Però io mi riprendo il mio lanciagranate. Messo. Meno male non ha detto Shepard, quindi dovrebbero prendersela con lui, non con me. Ecco. Sì, ma... non si nasconde, non si china. E ora muoio, per forza, che non ho ripari. No! La vedo brutta. Non ho ripari. Vai, 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 corri. A lui. Vai. Stordiscilo, ottimo. Oh. Andata bene. No. Questo tizio stava cercando di corrompermi. Non è così facile corrompermi. Amico mio, hanno provato a corrompermi anche offrendomi servizi carnali e non ha funzionato. Non mi faccio corrompere così facilmente, mi dispiace. Allora, me lo stordisci questo per favore, grazie. No, sì. Ai, questione. Ottimo. No? Chi è? One e two. Ricevuto. Sono sotto attacco. Vai. Sì, vabbè. Certo.
Bravo, resta laggiù. Mancato. Allora, c'è questo affare che fa avanti e indietro e rompe. No, si è spostato. Vai. Non ci provare. Ma che cazzo, Rola, ci mette 6 ore per lanciare il potere. Dai, un'altra volta da qua, madonna e palle. No! No, 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 ok. Vedi quanto rompe le scatole quel serbatoio lì? Esatto, spostati, 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 ok. No, senti. Ok, qui c'è sempre il serbatoio. Posso proseguire o qualcuno è contrario? Sento un Mac, madonna. No, no, senti, vaffanculo. In Q. Qui ci vuole questo. No! No! Ma se F2 ha smesso di funzionare. No, è crashato. No, non ci posso credere. No, finalmente. Madonna. 6 ore per fare sta parte. Letteralmente 6 ore. Okay. Ho già recuperato tutte le munizioni recuperabili. Qui il medikit l'ho preso. Allora, proseguiamo. No, devo per forza scendere le scalette. Che si recupera da questa parte? Niente. Metti qua. Te devi stare qui. Ma perché? Non devo cambiare la posizione del potere, perché altrimenti crasha. O Gesù benedetto redentore, salvaci dai nostri peccati. Amen. Vai, carichiamo la partita. Sì! No, no, dai. Io mi rifiuto di rifarla da capo. Porca puttana. Vediamo un po' se adesso... Adesso faccio, guarda, 75.000 save state faccio adesso. Mario impestata su di cialatra, rivoltata nel fango. Ora se ricrasci un'altra volta ti tiro nel fosso. Mario impestata. L'ho dovuto rifare un'altra volta, altre 6 ore. Sto pezzo. Dopo uno mi chiede perché odi Zaid? Perché odi la loyal di Zaid? Ma muori Zaid!
Comunque. Cerchiamo di rientrare nello spirito di Mass Effect. Allora, c'è questo sfido Santiago che sta combattendo contro di noi e il nostro lui, ecco, sprecato una granata a cazzo, lui vuole Bido morto. Quale altra bella sorpresa mi riserverà dietro questa porta? La cannoniera, ottimo, è proprio quello che ci voleva dopo 6 ore di ripetizione di livello. Ah, è vero, scappa, sì, perché noi gli abbiamo dato il vantaggio, altrimenti avremmo dovuto affrontare lui sulla cannoniera. Sei appena costato 20 anni della mia vita. Figlia di puttana! Guarda, te lo meritavi. Hai causato tu questo incendio, Zaid. Meriti di bruciare vivo. Ah, davvero? Fottiti. Portami fuori da questa topaia. Lo usiamo come carne da cannone per la missione finale? Oppure non lo facciamo sbarcare direttamente? Non sono sicuro di aver bisogno di uno come te sulla mia nave. Se non avessi bisogno di me, Cerberus non mi avrebbe pagato. Farò ciò per cui sono stato pagato. Niente più, niente meno. Ora smettila di perdere tempo e andiamo! Te la sei cercata? Hai posto i tuoi obiettivi personali prima della missione. Non è così che funziona. Ho sopravvissuto finora guardandomi le spalle da solo. Non ho tempo di preoccuparmi di altro. Ora fai parte di una squadra, Zaid. Non possiamo farcela se non lavoreremo tutti assieme. Beh, non hai tutti torti. Non ho ancora chiuso con Vido. Ma posso metterlo da parte quel tanto che basta per completare la tua missione. Ora andiamocene da questo buco. No, basta, basta, basta. Non ne posso più di questo livello. Meno male che è finito. Noi ci becchiamo al prossimo episodio, perché io ho bisogno di una pausa e magari anche di ficcare la testa sotto l'acqua fredda. E niente, noi ci becchiamo al prossimo episodio in cui questa volta, anzi, avendo completato questa missione, forse il dottore ha preparato nel frattempo le risorse. Vabbè, lo vediamo tutto nella volta prossima e poi andremo a fare la prima vera missione del gioco. Dio santo.